Via. L'economia nazionale ha continuato a crescere anche tra gennaio e marzo. Ora diventano in questo modo 5 i trimestri consecutivi di crescita del prodotto interno lordo. Istat ha comunicato con i conti trimestrali una revisione del dato sul prodotto interno lordo che ad aprile era risultato negativo per due decimali e mentre ora invece è positivo per lo 0,1. Su base tendenziale la crescita è dello 6,2%. La variazione acquisita per il 2022, ovvero la crescita del livello del prodotto, se nei prossimi mesi ci fosse una variazione nulla, sale a questo punto al 2,6%, sono 4 decimali in più rispetto a quello che si prevedeva prima. L'aggiornamento dei conti nazionali è frutto dei nuovi dati raccolti nelle ultime settimane e mesi ed è spiegato in particolare dal forte incremento degli investimenti, mentre i consumi nazionali scendevano di 6 decimali. La buona notizia del PIL deve però fare i conti con una nuova doccia fredda sul fronte dei prezzi al consumo. Dopo la illusoria pausa di aprile, a maggio l'inflazione è tornata a correre. In particolare in questo momento l'indice nazionale sale al 6,9% dal 6% del mese precedente, mentre l'indice armonizzato, l'IPCA, cresce di un punto secco su base annua. L'inflazione acquisita a febbraio pensiamo che era al 3,4% per l'indice generale e all'1% per la componente di fondo, ora siamo al 5,7% e al 2,5%, valori quasi doppi in soli 5 mesi. La corsa dei prezzi sta purtroppo estendendosi a tutte le tipologie di prodotto, con gli alimentari lavorati che fanno salire di un punto la crescita dei prezzi del cosiddetto carrello della spesa, che viaggia attorno al 6,7%, un livello che non avevamo più toccato dal marzo del 1986. Infine, il mercato del lavoro. Dopo 2 mesi di forte crescita, c'è stata una lieve flessione degli occupati in aprile, più 670.000 sono su base annua e oltre la metà sono dipendenti a termine, diciamo. Giungono questi lavoratori a termine a 3.150.000 circa, anche in questo caso è un record storico, il top rispetto al 1977.